Una coppia decide di sposarsi, ma non in chiesa, in comune. E quello che succede è che il vescovo della loro parrocchia di appartenenza decide di appendere sulla chiesa un bel cartello che li infama, perché hanno deciso di non sposarsi in chiesa. Ora, non è successo ieri, però era il 1956, non stiamo parlando del 1800. I due fanno quello che fai normalmente in uno stato laico, cioè vai da un avvocato e fai causa al prete per diffamazione e la vincono in primo grado. In primo grado perché siamo in Italia e quindi abbiamo due gradi di giudizio, tre se vogliamo contare la Cassazione. In ogni caso, in secondo grado viene assolto il vescovo perché loro, in quanto battezzati, sono sudditi legum, cioè devono sottostare al patto che hanno fatto, sono sudditi di quel patto, per cui se la Chiesa li vuole infamare, li infama. Come avete capito, il video di oggi sarà sulle abitudini del pinguino reale. Il pinguino reale sceglie una compagna per tutta la vita? Cosa succede se il pinguino reale torna a casa e la trova con qualcun altro? Può il pinguino reale fare causa all'altro pinguino perché gli ha preso il letto nuziale? Queste e altre domande dopo la sigla. Per questione di tempo, oggi non parliamo di quando i pinguini si incontrano e raccontano agli altri pinguini che il pezzo di ghiaccio che gli stanno per dare rappresenta il pinguino che si è sacrificato 2000 anni fa. Non lo farò. E allo stesso modo non lo farò sul vero video di oggi, cioè battesimo e sbattesimo. Quindi se vi interessa il cannibalismo liturgico, c'è già un video dedicato. Se vi interessa il grande spaghetto volante, che per carità è interessante, magari farò un video a parte. E se vi interessa Elon Musk, perché vi scegliete i vostri messia tecnici. Anche quello prima o poi un video lo farò, ma è talmente in evoluzione che mi sembra che qualsiasi video si perda. Comunque, battesimo e sbattesimo. Andiamo. Ultima nota importante. Siccome vi conosco, e lo so che nei commenti ci sarà il solito, ma perché non parli dell'Islam? Ma perché non parli del buddismo? Ma i monaci buddisti che lasciano la gente senza luce, senza acqua? Perché viviamo in Italia. Sto facendo un video in italiano, vivo in Italia, vedo la Chiesa molto più di quanto veda l'Islam. Cioè l'Islam lo vedo, che ne so, quando vado in Turchia, che c'è l'imam che mi sveglia alle 4 di notte, infatti c'è nel video. Ma, come dire, parlo di quello che conosco. E parlo anche di quello che posso capire. Perché? Perché il prete che fa l'omelia è uno stand-up comedian ante litteram che per me è molto più interessante, visto che non parlo arabo, dell'imam. E qualche video sugli imam che sostengono che la terra sia piatta li ho visti, ma sono rari. E soprattutto questi vanno a toccare diritti che mi interessano nel paese in cui vivo. Un po' meno mi interessa il paese dove non vivo per una questione di distanza, no? Non che sia contento che non abbiano diritti lì. Ma insomma. È un video sul cattolicesimo, fatevene una ragione. Non è che ogni volta bisogna parlare di tutto. È un video sul cattolicesimo, ok? Ora, come si diventa cattolici? Tramite il battesimo. E se siete un bambino, farvi battezzare è facilissimo. È facilissimo far battezzare i bambini. Ci sono i preti che prendono i bambini e li battezzano uno dopo l'altro. E anche con un pochino d'acqua, non con quelle cose strane dove li devi in mezzo annegare. Per cui in Italia è proprio facilissimo. È molto più facile battezzare un bambino che un cane, ad esempio. Bambini, non adulti, degli adulti ne parliamo dopo. Comunque, farli battezzare è facilissimo. E l'idea è che tu entri a far parte del corpo di Cristo. Non è il corpo di Cristo che entra a far parte di te, quella è la comunione, quella si fa più avanti. Tu entri a far parte del corpo di Cristo. E in Italia, fino a poco tempo fa, il 98% dei bambini erano battezzati, che è il motivo per cui ci definiamo un paese cattolico, che è il motivo. Forse per cui la Chiesa esprime opinioni su qualsiasi agenda politica, sull'agenda gender, sulle abitudini di gender dei candidati. Insomma, sembra essere il motivo per cui la Chiesa fa tutta una serie di cose che io vorrei tanto che non facesse, ma che fa, e sembra anche che dobbiamo ascoltarle.
Dato che parliamo di bambini, il battesimo è un'azione completamente transitiva. Avete presente i bambini? Sono tipo delle scatole che però piangono quando li poggi, per cui tu prendi il bambino, lo vesti di bianco, trovi un po' di gente a seconda del rito vaticano, anche vicini di casa, vai in chiesa, lo dai al prete, scegli una madrina e un padrino, il prete ti fa delle domande, tipo rinuncia a Satana, tu gli prendi la testa e lo fai muovere per dire sì, vuole cose belle, rinuncia alle cose brutte, eccetera, eccetera, battezzato e è rimosso il peccato originale. Puoi fare nuovi peccati, per i nuovi peccati poi c'è un rito separato, che è quello della confessione, che poi ormai non devi neanche dire niente, basta che ti penti. Insomma, questo è il rito, lo conosciamo. Dai, il rito del battesimo lo conosciamo, anche se non ho mai visto un battesimo in vita mia, per cui probabilmente lo conoscete meglio voi di me. In ogni caso, il rito è quello. Una volta battezzato, il bambino sarà cattolico a vita. Ci torniamo, ma sarà cattolico a vita. È un po' come fino a un po' di tempo fa, quando nasceva una bambina, si facevano i buchi alle orecchie. Poi, se da grande voleva mettersi gli orecchini, bene, altrimenti comunque avevi buchi agli orecchi. Bello, piangevi 10 minuti, ti dimenticavi, può aver senso. Ma cosa succede se per qualche motivo tu da adulto vuoi entrare a far parte del corpo di Cristo? Non è facile come quando eri un ragazzino, non è uno che ti porta o tu che dici, vabbè, ora sono adulto, prendo la mia macchina, vado in chiesa con i miei amici. No, no. Per un motivo che non so, da adulto è complicatissimo. Tu devi andare a parlare col prete, devi spiegargli perché vuoi farlo e lui decide esattamente quanto tu sei pronto, quali sono gli step che devi fare, di cui alcuni sono fissi, e ci può volere una settimana, ci può volere un mese, ci possono volere fino a 5 anni. E 5 anni, secondo me, proprio devi volerti battezzare a tutti i costi. Insomma, andiamo a vedere quali sono i passi. Grado numero 1. Decidi di diventare cristiano e sei accolto dalla Chiesa come catecumeno. Grado numero 2. La tua fede come catecumeno è cresciuta e sei pronto a ricevere un insegnamento più approfondito dei sacramenti. Grado numero 3. Il tuo maestro decide che tu sei pronto a ricevere i sacramenti, quindi la tua preparazione spirituale è giusta e puoi essere battezzato. Ora, ognuna di queste fasi ha un nome e vi giuro sono i nomi reali. No, non me li sto inventando, sono i nomi reali. Accoglienza dei simpatizzanti, pre-catecumenato, catecumenato, preparazione quaresimale, mistagogia e tempo dell'iniziazione. Sembra uno che si è seduto a fare un gioco da tavolo, no? No, sono i nomi veri. C'è anche da dire che da adulto non sei abituato a fare degli esami, cioè tu ti ritrovi da adulto con qualcuno che ti scrutina, decide se sei adatto a passare al livello successivo, eccetera, eccetera. E quando sei arrivato è il vescovo che decide come sia meglio battezzarti, acqua corrente, un pochino d'acqua, immersione completa, insomma ci sono una marea di modi e quindi immagino che a seconda del vescovo che trovi, un po' come a seconda del professore che trovi all'università, le cose possono andare un po' diversamente e quel processo possa essere più o meno tedioso. E infatti, per esempio, quando ti devi sposare e il tuo vescovo non accetta il rito misto, ho visto persone passare da zero a Superman. Come si dice in italiano, zero to hero, passare da persona lontana da tutto a super credente tipo 10 giorni, 2 settimane, a volte ti chiedono 2 mesi, ma non lo so come funziona. Credo che sia un po' come quelli che vedono le auree, tipo il prete ti guarda e fa 4 mesi, era una roba del genere, la quantità di benedittanza che emana. Ora che sei battezzato, finalmente puoi fare tutte quelle cose da battezzato, tipo prendere sempre più porzioni di Spirito Santo. No, non lo so. Puoi fare le cose da battezzato. Ma la cosa più importante è che sei iscritto nel registro dei battezzati, cosa che pensavo che nella vita non servisse a niente, fino a che non sono andato alla Croce Rossa per fare il volontario e mi hanno chiesto l'atto di iscrizione a quel registro. Che ora mi scriverete nei commenti che non è vero, che la Croce Rossa non lo chiede, l'ha chiesto solo a me. Non lo so, probabilmente perché non emanavo benedittanza e quindi volevano l'atto formale. Non ne ho idea. Comunque, sei iscritto a quel registro. E poi ti sono stati cancellati tutti i peccati pregressi, quindi è la nuova verginità, più o meno. A dire la verità, c'è la gabola. Perché? Perché in realtà ti può battezzare chiunque, a patto che tu stia per morire o una cosa simile. Cioè, in pratica, qualsiasi cristiano con qualsiasi acqua, forse anche con lo sputo, vabbè, in teoria ti può battezzare, però non sei iscritto al registro e quindi non so bene come funzioni, però c'è anche quella prassi lì, vabbè,
Cercatevela se volete, la prassi di battesimo d'emergenza, è divertente, esiste. Ovviamente vi chiederete, una volta battezzati, si è battezzati per sempre? Ni perché i tempi sono cambiati. Ora, se un tempo, esattamente come il matrimonio era per sempre, oggi siamo abituati che niente è per sempre. E possiamo fare tutto un discorso sulla morte, dei costumi, blah blah. E quindi c'è sempre meno gente che si battezza e c'è sempre più gente adulta che, per un motivo incomprensibile, decide che non interessa più far parte di quella massa di cattolici citati dalla Chiesa ogni volta che devono dire perché loro possono mettere parola nello Stato italiano. E quindi qualcuno si è inventato una procedura per sbattezzarsi, che è anche un nome divertente. E la procedura è praticamente: prendo un foglio di carta, ci scrivo tutti i miei dati, dove sono stato battezzato, eccetera, lo mando al parroco e il parroco dovrebbe cancellarmi dalla lista dei battezzati. Da un punto di vista liturgico è zero, però da un punto di vista documentale sarebbe stato comunque interessante. Ovviamente non sappiamo i numeri perché i numeri non ce li danno, come non ci danno i numeri dei nuovi battezzati in percentuale. C'è qualche statistica, ma la Chiesa per qualche motivo non ce li dà. In ogni caso, è così facile? No. Ora, intanto il prete molto spesso viene a casa vostra a chiedermi ma perché lo fate, bla bla. Che dovrebbe aprirvi un pensiero su quando i testimoni di Geova vi raccontano che il saggio della comunità è andato a casa loro per chiedergli come mai vivessero in stato di apostasia. Non è così diverso. Ciò detto, alcuni preti si rifiutavano di cancellarti e quindi qualcuno è andato al garante della privacy ed è stata una cazzo di delusione. Perché il garante ha detto che quello rappresenta un atto di ciò che è successo, per cui non ti cancellano. Il massimo che possono fare è scrivere a fianco al tuo nome la tua richiesta di cancellazione. Fine. Poi non lo so, magari qualche prete, qualche vescovo vi cancella, però non devono farlo, perché è un atto. Vi chiederete anche qual è il senso liturgico dello sbattesimo. È una forma di apostasia? Quindi immagino che a differenza di alcuni peccati sia perdonabile. L'unico peccato non perdonabile per la Bibbia è il rinnego dello Spirito Santo. Siccome voi tendenzialmente, secondo me, state rinnegando la Chiesa, secondo me ve la giocate bene con Dio. Cioè, una volta morti potete andare lì e andare sui tecnicismi, dire che voi in realtà avete rinnegato l'istituzione, non lui. Insomma, avete ancora una probabilità di entrare in paradiso che non avete col rinnego dello Spirito Santo. Ovviamente, a patto che non commettiate un peccato mortale mentre siete in apostasia, in quel caso no. Ma si sa, il diavolo è nei dettagli. Comunque, vista la sentenza, non so quanto sia utile lo sbattesimo, né lo sbattesimo in realtà è una cosa nuova. Per dire, il partito nazista consigliava alle persone di sbattezzarsi per dire alla Chiesa che non avevano più interesse nella Chiesa perché il loro interesse era il nazismo, che era la loro nuova Chiesa. L'UAR, l'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti, per un po', che in realtà è durato solo 3 anni, il 25 ottobre faceva la giornata nazionale dello sbattezzo per ricordare il matrimonio del 1956. Non lo so perché abbiano smesso. In ogni caso, se decideste di sbattezzarvi, link in bio. Se decideste di battezzarvi, andate a parlare col parroco più vicino a voi. C'è un'app apposita che vi dà gli orari di tutte le chiese, orari di apertura e di chiusura. È fichissimo, non sapevo esistesse. Ci sono sia le messe che gli orari di apertura. Per cui andate a parlare con un parroco e iniziate il vostro tribolamento per i 5 anni successivi. Magari vi va bene, magari siete bravissimi, magari riuscite a farlo in 6 mesi. Bravissimi. E poi vi potete sbattezzare col link in bio. Se siete arrivati fino a qua e non vi siete ancora iscritti, è un ottimo momento per farlo perché YouTube, come tutti i social, sono quelle cose dove se i numeri crescono tutto diventa più bello, tutto diventa più facile e quando io sono qua in maglietta a registrare con 13 gradi mi sembra che ne valga più la pena, per cui potete farlo e se volete proprio dare amore c'è il Patreon, sempre link in descrizione. A presto! Vai in chiesa, lo dai al prete, scegli un madrino e una padrina. Scegli una madrina e un padrino. Cazzo, ho fatto sbagliare gli articoli di due parole. No, talmente fuori da me questo argomento.